Superamento del bicameralismo perfetto, meno parlamentari, nuovi rapporti tra Stato e Regioni e abolizione del CNEL. Il primo appuntamento del Comitato del Sì di Cesena, in vista del referendum di ottobre, si è tenuto nel pomeriggio di sabato 23 al Bar Roma. Il sottosegretario Sandro Gozi si è confrontato col politologo Salvatore Vassallo e con la giurista Elena Ferioli dell'Università di Bologna. Hanno risposto all'appello diversi sindaci del territorio, esponenti delle forze politiche, del mondo del lavoro e della società civile. Il rischio è che si possa trasformare in un referendum Renzi sì, Renzi no? Noi vogliamo che sia riforme sì o riforme no. Chi vuole conservare, chi pensa che le cose funzionino perfettamente oggi, chi è soddisfatto di avere due camere con 1000 parlamentari, chi è soddisfatto di avere una confusione crescente nei rapporti tra Stato e Regioni, chi è soddisfatto e pensa che il CNEL, il Comitato Nazionale Economia e Lavoro, abbia ancora qualcosa a che fare con la realtà nel 2016, deve votare no, deve conservare, deve tenere le cose come stanno, evidentemente è molto soddisfatto. Coloro che vogliono riformare l'Italia, che vogliono riformare la parte fondamentale della nostra Repubblica, che è la Costituzione, per andare nel senso di appunto più efficacia, più trasparente, di un migliore rapporto tra Stato e territori, di un migliore controllo parlamentare nei rapporti tra Stato e Unione Europea, di maggiori controlli democratici anche su quello che noi facciamo in Europa come governo, deve votare sì alla nostra riforma.